ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Minecraft. Allora, come va? Tutto bene, vero? Spero di sì anche per voi, che abbiate passato una bella settimana. Ormai le scuole sono finite da un po' e siamo tutti a casa, tutti sì, a casa, nel senso chi doveva andare a scuola ormai non ci va più, chi ha gli esami, buona fortuna. Chi invece lavora, buon lavoro a voi, beati voi che lavorate. Io sono qui a giocare a Minecraft nell'attesa di trovare un bel lavoro da portarmi avanti. Però adesso non stiamo a parlare di me in questo senso, se no sarebbe molto noioso e deprimente. Parliamo di Minecraft nel nostro magnifico mondo. Guardate che bello, la panoramica da qui è bellissima. Il panorama da qui è bellissimo. Niente, allora, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Chiedo scusa per l'uscita del video di ieri, ho avuto un problema, non sono riuscito. Poi vi ricordo di commentare, condividere e lasciare un bel like al video per farmi capire che vi è piaciuto e che vi piace la serie. Che sto facendo, il lavoro che sto facendo, che è il mondo che stiamo costruendo insieme, perché diciamo che in un certo senso lo stiamo costruendo insieme, piaccia, insomma, che sto perdendo il filo del discorso, non so più cosa sto dicendo, insomma, il mondo è nostro, mio, ma anche vostro, che lo guardate, che lo seguite e che volendo potete anche interagire dandomi nuove idee, scrivendolo nei commenti. Sono ben accette se qualcuno le fa, le proposte, io le accoglierò nel limite del fattibile, insomma. Ok, allora, dopo la solita intro classica, allora noi scendiamo giù perché dobbiamo andare a costruire a io la farm di pecore. Abbiamo iniziato lo scavo, ora andremo avanti con il suddetto scavo per poi portarci le pecore e avere una farm automatica di pecore, insomma, che fa tutto da sola in maniera da avere una gran quantità di lana di tutti i colori sempre a disposizione e senza alcun problema, visto che ultimamente ne ho usata un bel po' e devo andare a rimpiazzare, insomma, quella che ho utilizzato per la statua del capobastone. Giustamente bisogna fare questa farm. Allora, eccoci qua. Allora, l'unica cosa che ho cambiato dall'ultima volta è posizionare l'erba qui per terra, come potete vedere. Ho fatto un bel... C'è una pecora, no, forse sono vicino alla farm di pecore più che altro, che dovrebbe essere qui sopra da qualche parte. Comunque, sì, l'unico cambiamento che ho fatto è stato mettere l'erba qui sotto e adesso andremo a proseguire nello scavo insieme, così vi spiego un po' come andrà fatta la farm. In realtà non è niente di eccezionale o complesso, insomma. Poi questa terra mi serve, sicuramente mi serve, quindi la tolgo via tutta e illuminiamo anche per sicurezza, anche perché se no voi non vedete un piffero, perché se è buio non si vede un piffero. Ah, ecco uno scheletro. Dove ti nascondevi, piccolo disgraziato? Vieni giù. Ok, perfetto. Allora, direi di chiudere qui o illuminare. Illuminiamo, va per adesso. Poi dopo chiudiamo così non spawnano altri scheletri. Vorrei recuperare questa terra. Ok, non ne ho tanta. Forse avrei dovuto prendere un po' di item, un po' di blocchi per costruire e andare avanti col progetto, ma non importa. Faremo tutto insieme. Allora. Qui. Allora, aspetta. Prepariamo questi, che sono il blocco principale che andremo a mettere qui intorno. Quindi facciamo il contorno intanto di un lato, così si comincia a vedere qualcosa. Questo lo togliamo via, quindi così, e facciamo l'inizio, diciamo, di queste celle dove andremo a rinchiudere le pecore. Adesso facciamo
Facciamo bene, dovrebbero essere in teoria 8 e 8, quindi 16 per i 16 colori delle lane. Allora, noi abbiamo bisogno di scavare. Allora, qua ci verrà il pannello di vetro, poi qui ci sarà la pecora e qui dietro ci sarà il, sì, gettatore, il dispenser con le cesoie, che ogni tanto dovremo venire a controllare. Allora, io direi che possiamo scavare tutto dritto così. Posto. Così possiamo sistemare già i muri e anche i soffitti. Possiamo fare, cambiamo via tutto qua di violenza e passiamo a fare il soffitto in questa maniera qua. Adesso vi faccio vedere che realizzo metà, diciamo, parte della farm, poi dopo il resto lo faccio off camera, quindi porto un po' avanti. Qua togliamo la pietra perché dovremo andare a sostituirla con la terra, che poi diventerà erba, che sarà quella che poi le pecore mangeranno a volontà. Questo tipone massa potente, ripeto, massa potente. Ecco qua, vedete, l'erba sta già crescendo così, perfetto. E adesso andiamo anche a chiudere qui. Ci sarebbe anche il muro qui dietro, possiamo anche scavarlo tutto, tanto chi se ne frega. Dopo, tac, tac. Tanto qui adesso dopo va scavata una stanza così. Ok, allora adesso qui chiudiamo il retro in questa maniera qui. Ah, ho finito i blocchi, se ne facciamo ancora, eccoli qua. Tra l'altro adesso illumino subito tutta la zona. Qui poi, ecco, stavo già sbagliando perché se questa è l'ultima cabina, sì, l'ultima cella, io devo mettere il blocco solo qua sopra, perché sotto va messo il dispenser che dopo vado a fare tra una cosa e l'altra. E qui ci mettiamo le torce che ho finito, ma dovrei averne sempre tre, esattamente. Questa è una shulker gialla, quella delle torce delle robe utili, e mettiamo così in questa maniera qui. Adesso qua sostituiamo perché non mi piace, poi dopo in realtà andrò a ho preparato un design, non è niente di eccezionale per carità, però è carino e voglio usare quello che ho preparato nel mondo in creativa, insomma, perché io ho già costruito una parte, un abbozzo più che altro della farm nel mondo in creativa per avere un'idea chiara di cosa fare, delle dimensioni e dei materiali. Allora, questo va tolto e sostituito così. Là, adesso non mi ricordo se era solo così, ma intanto lo facciamo così e ci siamo. Poi togliamo anche questo muro qui e lo sostituiamo subito con i mattoni, così abbiamo fatto anche questo. E poi devo scavare qui dietro un altro tunnel per riuscire a arrivare a tutti i dispenser. Poi qua intanto scaviamo, poi dopo in caso riempiamo, mettiamo una torcia qui e anche qualcuna qui dietro, in maniera che poi dopo non spawni qualcuno di indesiderato, magari un creeper fastidioso che ci fa saltare in aria tutta la farm. Sarebbe alquanto fastidioso, insomma, alquanto rognoso. Poi adesso prendiamo il ferro, lo chiudiamo. Ok, va bene. Poi vabbè, va scavato anche di qua, solo che qua è pieno di ghiaia che viene giù ed è veramente, ma veramente fastidiosa la ghiaia. Mi dà proprio fastidio. Così, ok, direi che possiamo fermarci a questa distanza qui, magari ho anche esagerato a scavare così tanto. Beh, muro di ghiaia, va bene. E facciamo anche che alziamo un peletto perché sennò mi fa claustrofobia. Cioè, mi è un po' claustrofobico, non che io soffra di claustrofobia, per carità del Signore, manca anche quello, però insomma dà un'idea di un ambiente un po' troppo chiuso. Poi dopo sistemiamo bene anche questa stanzina dove metteremo il clock, cioè il timer, vabbè.
quello per mettere la tosatura, insomma, perché ho notato che qui sottoterra quel metodo del comparator sull'erba, quando viene mangiata l'erba si attiva il coso. Non so perché qui sottoterra o sul mio mondo non funziona bene, cioè non dà i tic giusti, insomma, e quindi si rompe un po' la farm o comunque funziona male. Quindi ho pensato a un timer messo qui, poi vi farò vedere come farlo e sarà il timer a dare il comando per la tosatura. Poi, allora, sul lato di qua invece dobbiamo scendere giù, quindi 1, 2 e 3, perché dobbiamo andare giù per fare il magazzino. Quindi anche qua adesso siamo scesi, quindi 1, 2 e 3. Però qua adesso dobbiamo allargarci perché facciamo una bella scalinata. E la facciamo, aspettate che controllo sempre, 1, 2, 3, ok, 1, 2 e 3, così dovrebbe andare. Adesso allo stesso modo andiamo giù di qua, così, tanto dopo la faremo speculare anche dall'altro lato di là, cioè sarà una scala simmetrica perché sennò fa un po' schifo in realtà. Quindi adesso siamo qui, qui ci mettiamo le scale, questo sarà un muro, quindi possiamo già metterlo come muro, non so perché sento tutti questi mostri, ma dovrò controllare. Perché io ho tirato una freccia, non importa. Quindi qui adesso qua è un muro. Ok. E qui scendiamo ancora. Quindi qua cambiamo via tutto. Eliminiamo per carità. Che sento troppi mostri. Dopo controllo. Qua. E anche qui scendiamo di 1, 2, 3. Di scale e quindi adesso ci ritroviamo esattamente sotto al primo piano, quello dove ci saranno le pecore, e qui sotto faremo il nostro magazzino. Adesso poi ve lo faccio vedere con calma. Adesso non so se riusciremo a fare tutto in questo episodio, casomai divido e facciamo in più episodi, tanto non è un problema. Là, qui sotto poi va scavato tutto della stessa lunghezza di sopra, quindi devo fare i conti e scavare anche qui sotto. Direi che può andare. Adesso vado a recuperare un po' di materiali che mancano. E allora, aspetta, qua mettiamo la terra così che mi piace. E qui invece mettiamo i mattoni in questa maniera qui per fare il muro. Ok, poi nello stesso parte anche di qua sarà uguale, speculare e vabbè, il soffitto, poi faremo anche il soffitto, insomma. Ok, vado a prendere un po' di materiali a mettere giù degli altri, anzi penso che metterò la solita cassa qui fuori e riempirò, anzi possiamo mettere la shulker box, ne abbiamo tante, usiamole. Quindi classica shulker box fuori e ci buttiamo dentro tutto, poi smisto io con calma una volta aver finito. Dopo aver finito il progetto, smisterò via tutto. Allora, recupero un po' di item, poi torniamo e andiamo avanti con la creazione qui della nostra farm. Eccomi di ritorno. Allora, ho preso un paio d'item. Ho anche visto quanto dura la clip, quindi ormai facciamo proprio due cose in croce. E poi terminiamo l'episodio e andremo avanti nel prossimo episodio. Mi porterò avanti. Qui allora ho fatto i 16 dispenser e li ho già posizionati qui dietro. Poi devo riempirli di cesoie tutti quanti. Quindi sono 9, 18, 27, 36, bla 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 cesoie. Mentre qui dietro andremo poi a fare in questa maniera qui, a mettere dei ripetitori per passare il segnale da un blocco all'altro. Quello del timer che andremo a costruire qui. E adesso mettiamo anche in questa maniera qui le scale, così abbiamo già messo anche queste per scendere più agevolmente da un piano all'altro. Ecco, così da anche da capire un po' le dimensioni, insomma, dove andare, come andare.
Allora, qua adesso sto scavando il corridoio per il magazzino, tanto per portarmi un pelo avanti. Adesso lo sto scavando fin sopra il soffitto, così poi dopo faremo un soffitto di qualche genere carino, insomma. Intanto scavo solo per vedere fin dove arrivo con la terra, essenzialmente. Così non devo. Esatto, ok, qua basta, quindi mi fermo qui. Qua adesso riempiamo di nuovo. Stop, questo lo lascio di uno più in là in maniera poi da riempire e fillare i muri in maniera comoda. Per adesso chiudiamo così e ci siamo. Allora, questo è la parte del magazzino, quindi ci sarà di qua e di qua le chest, e sopra avremo le celle di qua e di qua delle pecore. Va bene ragazzi, direi che per questo video, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio della serie di Minecraft. Ciao!